ai nostri microfoni, microfoni di Grosseto Sport GSTV, Niccolò Chiorra, classe 2001, una presentazione per gli amici di Grosseto Sport che non ti hanno ancora sentito parlare. Intanto buongiorno. E complimenti per la prova maiuscola, strepitosa di domenica scorsa, perché veramente quando ti sei sceso in campo con il completo viola. Io sono tifoso della Fiorentina, come lo sei te, non perché sei solo tesserato, ma sei veramente di fede viola. Ho detto, non sembravi nemmeno, eri un po' un portiere sui generi, un po', davi un po' l'idea di essere un giocatore più che un portiere. Scusami se sbaglio qualcosa, dimmelo. Invece poi in campo ti sei dimostrato veramente all'altezza della situazione. Intanto io personalmente, come Grosseto Sport, ti dico benvenuto a Grosseto, anche se ora siamo al termine della stagione. Sei entrato perché problemi fisici di Barosi, ma non lo hai fatto rimpiangere. Complimenti. Grazie, fa piacere i complimenti, però adesso già pensiamo alla partita di domani che sarà sicuramente tosta e ostica. Come sei entrato in campo però domenica scorsa disinvolta, era il tuo debutto con la maglia del Grosseto, ma almeno da fuori non abbiamo visto questo tuo debutto, questa tua ansia, un po' di timore, eri tranquillo? Oh, dentro ero sicuramente, sentivo l'ansia, come dice lei, però da fuori ho provato a dare tranquillità alla squadra e se lei mi dice che ci sono riuscito mi fa piacere. Senza dubbio sì, e lo sai perché hai fatto due interventi, il primo miracolo, il secondo simile, un po' più, meno difficile secondo il mio modo di vedere in tribuna, però veramente hai fatto i complimenti. Poi ripeto, per me è tutto più facile, vedo un colore viola, calzettone viola, tutto viola, e per me era più facile. Ascoltami, te sei qui in prestito da Firenze? No, io sono qui definitivamente dalla Fiorentina. Ah, sei definitivo, scusami, non mi ero informato a dovere, questo mi dispiace da una parte. Però sono contento di avere veramente un portiere all'altezza della situazione. Allora io ti faccio veramente un in bocca al lupo di cuore. Ripeto, Niccolò Chiorra, classe 2001, un giovane che sicuramente l'avete visto all'opera domenica scorsa, ma sicuramente di lui ne sentiremo parlare. Ciao e in bocca al lupo di nuovo. Grazie, un saluto a tutti.